Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale e grazie per essere tornati in un nuovo video di pulizie motivazionali. In questo video cominceremo con la cucina, quindi non partiremo dalle camere, ma dopo aver accompagnato i bimbi, come vedete, avevo un po' di caos in giro, soprattutto sull'isola, con questo mega paccone di, insomma, di sca questo mega scatolone con all'interno tutti i pacchi della pasta. E quindi sono andata a sistemare come prima cosa questo, perché era un bel imbroglio grande e a parte qualche guaio che combinerò, ma va bene così. Quindi oggi partiamo dalla cucina, andrò a sistemare veramente molto veloce perché, come già sapete, la sera mi piace lasciare la cucina pulita in modo tale, ecco, la mattina da non dover fare tantissime cose. E quindi niente. Pulisco un pochino il caos della colazione, quindi le tazze, le bricioline magari sul tavolo, eccetera. Insomma, finisco di riempire la lavastoviglie e poi passiamo con le camere da letto. Ora vi mostro come vado a pulire il contenitore della macchinetta del caffè che ho. Questa qua è una macchinetta che va a cialde. Guardate qua la posa che si era creata, veramente una schifezza. Quindi vado a svuotarla, gli vado a dare una sciacquata molto veloce e poi vado a riempire questo contenitore con l'aceto. Sulla pezzolina microfibra vado a mettere anche lì un pochino di aceto e vado a pulirci insomma, sto coso di ferro dove va inserita la cialda e come potete vedere, infatti, esce sporco. Poi ogni tanto che faccio vado a togliere l'acqua da dietro al contenitore, no? Dove si mette l'acqua, riempio con un bicchiere e mezzo di aceto. Lo faccio scorrere come se volessi fare il caffè, in modo tale che si puliscono tutti i tubicini all'interno. E poi dopo butto l'aceto, riempio di nuovo con l'acqua, faccio scorrere un bel po' in modo tale che si leva tutta la puzza di aceto. E niente, la macchinetta è pronta per essere riutilizzata. E potete stare tranquilli che non si sentirà assolutamente né puzza di aceto né niente con il primo caffè. Se proprio magari siete schifettosi, non so se si dice così comunque. Fate un primo caffè, poi lo buttate e poi tutti gli altri caffè vedrete che non avranno nessun sapore di aceto. Io sono 2 anni che pulisco la mia macchinetta del caffè così e vi posso dire che fino ad oggi, fortunatamente, non l'ho mai portata in assistenza né per via del calcare né per via di qualche altro motivo. Mi ha sempre funzionato ottimamente. Vado poi a pulire il divanetto, questo qua che abbiamo in cucina, e vado, vabbè, qua lo stavo pulendo prima con una salviettina, insomma, per togliere tutte le bricioline che si creano nei lati, e poi
poi vado a spruzzare lo sgrassatore che ormai conoscete benissimo, il Quasar, quello là per superfici moderne. Vado a spruzzare un po' di quello e con la spazzolina vado a grattare magari dove c'è qualche macchiolina, per esempio come la macchiolina qua che era un attimo un po' più incrostata. Vado a grattare bene e poi il resto lo spazzolo normale. Ed eccoci qua, per spolverare sto usando questo prodotto Emulsion Mangiapolvere con la pezzolina in microfibra. E ragazzi miei, a parte che vi lascia il tutto bello liscio, ma il profumo che emana, qualcuno di voi già mi ha scritto sia privatamente sia qui su YouTube che lo ha utilizzato e ne sono rimasti contenti. Quindi veramente provatelo e vedrete che anche voi ne rimarrete contenti. Io per ora questo è il primo che utilizzo. Più avanti vorrò comprare, se non erro, ce ne stanno altri due tipi, uno rosa e un altro non mi ricordo di che colore è, li vorrò provare e poi sicuramente ve li mostrerò e vi dirò la mia, anche come profumo, perché credo che comunque l'efficacia è quella, però vedremo i profumi. Passati, finito insomma in cucina, avete visto, non ho fatto chissà che grandi cose. Passiamo alle camere da letto, dove ormai abbiamo cominciato a mettere i trapuntini, questi qua belli leggeri leggeri. Pian piano ci aggiungeremo il plaid per poi passare finalmente al piumone. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end. No, they don't fade away. So when I'm
questo emulsio mangiapolvere è per me veramente una mano santa, anche se ogni tanto, almeno una volta a settimana, è buono anche usare per esempio uno spray per vetri in modo tale da togliere tutte le macchie da vicino ai mobili, soprattutto in cameretta, ragazzi, e vicino alle porte. A me si fanno sempre tantissime manate perché i bambini toccano tutto magari con le mani sporche. E quindi almeno una volta a settimana io vado a togliere la polvere anche con lo spray per i vetri, però l'emulsio è veramente molto efficace. Passo poi l'aspirapolvere in compagnia di un po' di musica, ragazzi, ho messo un pochino le cuffie per avere un pochino, ecco, di musica, un po' di compagnia. E poi dopo l'aspirapolvere vi faccio vedere, vado a passare anche il mangiapolvere con i panni catturapolvere a terra e non potete capire, a parte vabbè il profumo che già ve l'ho detto, ma il pavimento risulta bello liscio e non si vedono comunque le magari le macchie, sapete, no? Di strisciato, eh. Purtroppo mi si è rotta la scopa, quella là che ho in microfibra proprio per togliere la polvere. Ho utilizzato questa qua che io lavo a terra, lo spray mop, e mi sono aiutata con questa. Però, essendo che ha questo rialzo per mettere il contenitore, non va sotto al letto. Quindi, insomma, ho pulito così sopra sopra, però mi sono trovata benissimo. Thank you.
Dopo aver steso i panni, ho terminato, ragazzi, con le pulizie. Il salone lo sono andata a pulire il pomeriggio. Infatti, come noterete, ci sono gli zaini dei bimbi, perché la mattina purtroppo non ci sono riuscita più, però ecco, ho sistemato solamente i cuscini e ho pulito il tavolino che, come vedete, si vedono un po' tutte le macchiette. E quindi il pomeriggio ho sistemato solamente un po' il divano e poi il giorno dopo sono andata a stirare tutta quella montagnona di panni. Comunque, ragazzi, a parte questo, il video è quasi terminato. Io vi aspetto come sempre al prossimo video, però prima ci tenevo a ringraziarvi per essere arrivati a 20.000 e più iscritti. Grazie veramente ad ognuno di voi. Non so come veramente ringraziarvi, anche se una piccola sorpresina ce l'ho. Vorrei fare un bel giveaway dove ci saranno circa tre vincitori, dove voglio farvi vincere qualcosina per il Natale, però non lo farò adesso perché comprerò queste cosine per il Natale al negozio che vi ho parlato l'altra volta. E quindi vediamo un po', perché devo anche studiarmi come si fa un giveaway qui su YouTube, essendo che non l'ho mai fatto. Perciò, ragazzi, iscrivetevi al canale perché potranno partecipare solamente gli iscritti. Io vi aspetto anche su Instagram se volete, mi trovate come TheBG18. E ragazzi, noi come sempre ci vediamo al prossimo video e non vedo l'ora di fare questo giveaway per farvi vincere tante cose belle di Natale. Ciao!